Sono di origine montanara, però abito a Manfredonia. Quindi c'è questa pecca, c'è questa pecca. C'è questa pecca, infatti prima. Adesso salutiamo anche Matteo che dovrà lasciare immediatamente il tavolo per. Grazie Matteo, è stato un piacere. Benvenuti in questa nuova puntata di Bibliocast, il podcast della Biblioteca Comunale Ciro Angelillis di Monte Sant'Angelo. Facciamo un veloce recap. Bibliocast è il terzo dei progetti all'interno del progetto di servizio civile Una Biblioteca da Vivere ed è promosso da noi quattro, i ragazzi del servizio civile, e dall'assessorato alla cultura, turismo e istruzione del comune di Monte Sant'Angelo. Ci trovate su tutti i social, seguiteci per aggiornamenti continui. E ci vediamo ogni lunedì alle 18 proprio con Bibliocast. Allora, oggi abbiamo il piacere di avere con noi dei ragazzi del nostro territorio, dei ragazzi che stanno facendo tanto per promuovere il Gargano, il nostro territorio. E presentiamo I'm from Gargano. Loro sono Applauso. Matteo. No, più. Loro sono Matteo, Michele, Giuseppe e Matteo. E noi siamo Laura, Anna, Manuel e Pietro, i soliti. Quindi ciao ragazzi, ciao a tutti. Come va? Ciao a tutti ragazzi, grazie mille per l'invito. Vabbè, volevo sottolineare che mancano altri due Ne siete sei, giusto? componenti, Sì, Lorenzo Falcone e Stanislao Fidanza. Sì. Ok. Come avete trascorso il Natale? Ma Beh, dai. io Abbiamo sto ghiaccio. abbastanza bene, devo dire. Non ci sono state cene imbarazzanti con i parenti, in realtà, cioè meno del previsto. E niente, penso come tutti quanti i 22enni, quindi mangiando tantissimo, bevendo parecchio e stando con amici, così. Molto easy in realtà il Natale. E dove avete trascorso il Dove? Natale? Soprattutto qui, a Monte. Soprattutto Non perché spostandomi senza da nessuna serie di parte. domande incalzanti. Questo è per sciogliere il ghiaccio. Bene, allora ragazzi, voi siete qui per rappresentare I'm from Gargano e spiegateci un po' che cos'è I'm from Gargano, come nasce, perché nasce. Decidete voi. Sì, Vai, sì, fate vobis. Avvicinate al microfono. Vado io. Spero vada bene così. Ok. Allora, I'm from Gargano nasce da un'idea, cioè quella di creare un documentario che parlasse dell'economia del Gargano. I motivi principali fanno riferimento più che altro, come posso dire, a momenti di vita in cui eravamo davvero molto piccoli. Nei quali, trascorrendo le vacanze, insomma, in giro nel nostro territorio, soprattutto la città di Vieste, o comunque avendo modo di girare, ci facevamo queste domande, cioè perché magari Vieste riesce a fare così tanti numeri in una sola stagione, e per stagione si intende 3 mesi, nemmeno se vogliamo i 6 mesi che si riescono a concepire generalmente proprio a livello turistico, perché poi il boom c'è in quei mesi, cioè giugno, luglio, agosto, o così come Vieste, Peschici, Rodi, insomma tutte località di turismo balneare. Quindi nascono queste domande, si cerca da semplici chiacchierate con Michele inizialmente a raccontarci un po' del perché, a cercare di capire come fosse possibile una cosa del genere rispetto ad altri paesini del Gargano come Monte o come Mattinata, Carpino. Ad esempio Carpino è stato uno degli emblemi che ci ha portato durante tutto il nostro percorso di crescita all'interno di questo progetto, perché ci si chiedeva come cavolo è possibile
possibile che anche loro in una sola giornata, quella del Carpino Folk Festival che tutti quanti conosciamo, riescono a fare così tanti numeri. Insomma, le risposte da dare erano davvero tante, quindi ci mettiamo d'accordo e decidiamo di avviare questo progetto, che inizia così per gioco, perché eravamo davvero molto piccoli, quindi non avevamo la capacità per poter affrontare discorsi di quel tipo e nemmeno la conoscenza, e quindi così per gioco iniziamo a puntare verso la valorizzazione del territorio. Quindi capiamo che magari prima monte, quindi al centro c'era il nostro paese e poi vi siete allargati. Sì, esattamente. Quindi è stato esattamente così. Eravamo davvero davvero molto piccoli, quindi diciamo mezzi per muoverci non ce n'erano. Cerchiamo di dare una risposta a quelle che erano le nostre domande. Okay. Boom, si va sul semplice e poi non è così poi tanto scontata come cosa, però si pensa alla valorizzazione del territorio e appassionati di fotografia e di video decidiamo di promuoverla in questo modo. All'epoca Instagram non andava molto. In che anno è nata? Insomma, diciamo 2015-2016, quindi eravamo davvero molto piccoli, cioè non avevamo possibilità anche di sperimentare. Comunque non eravamo proprio tanto bravi, cioè nel senso se no, sembriamo i primi post erano tipo delle foto con sì, conoscete delle foto brutte. Senno di poi decisamente brutto. Facevamo anche le gare con il Beverly, cioè facevamo anche altre cose. Sì, sì, eravamo anche teppisti, però in senso buono, diciamo. E sì, quindi è nato così per gioco, anche se per noi era una cosa seria. Ecco, lui ha ironizzato in questo momento, però non è così, cioè ha fatto davvero tanta ironia, perché noi rispetto al nostro gruppo ci isolavamo proprio a 16 anni per parlare di queste cose. Ci facevamo coinvolgere dal nostro centro storico, vederci alle 3 di pomeriggio d'estate, quel sole alle 5 e mezza di mattina, ma questa è un'altra storia. Quel sole che batteva forte sulle case bianche, quell'odore, l'aroma di caffè che si stava per preparare. E non vi piace Monte? No, non ci piace. Schifo. E niente, quindi in realtà lui ironizzava, perché veniva presa molto seriamente da parte nostra e molto seriamente anche dai nostri amici di comitiva, che ci prendevano in giro. Esattamente. E gli davamo pure ragione, però siamo malati poiché non ci piace Monte, e conseguenza. Quindi ho cercato di riassumervi un po' da che cosa è nata. Come vi siete trovati? Cioè, nel senso, è stato un caso che magari vi siete trovati per caso a parlare di quanto vi piacesse il luogo dove siete nati, oppure è stata una ricerca? Ci sono stati dei segnali che magari vi hanno fatto capire, guarda, magari con lui è la persona adatta con cui posso fare questa cosa? Se c'è stato sempre un qualcuno che ha avuto l'idea madre, diciamo, l'idea principale dalla quale poi è scaturito l'intero progetto? Diciamo che parte proprio da lui prima persona. Poi ne parlava con me e quindi ha coinvolto anche me all'interno del progetto. Poi man mano abbiamo salito vari scalini e siamo arrivati al gruppo che abbiamo adesso, che si è costruito comunque nel tempo. È anche per caso, cioè non è stata una ricerca mirata, vogliamo questo ragazzo, no, è stato... Puoi citare ad evento alla... Sì, è stato casuale, il primo ad aggiungersi, diciamo, dopo noi due. Noi due i primi? Sì. Poi? Matteo. Perché nel periodo di Pasqua, circa 4 anni fa, organizzammo un incontro dove volevamo parlare di economia, proprio partendo da quello che ha detto lui prima, fare dei confronti magari tra Vieste, Monte oppure Matera, il centro storico, addirittura il Corriere della Sera l'ho anche confuso. Poi parlavamo anche del pane di Altamura e Monte.
però con dei dati alla mano comunque basi, cioè molto basilari, presi da Google oppure dall'osservatorio regionale sui dati delle presenze. E volevamo parlare quindi di queste cose, però poi alla fine diciamo che non sono venute tante persone, non avevamo ancora, cioè non avevamo anche la credibilità magari. Siamo stati fortunati perché il padre, anche se lui non voleva, il padre è venuto e ha portato qualche amico, tra cui il padre, e il padre ha portato il figlio. Quindi una casina, parte così, Gerard, così. Quindi nonostante un po' una figura di beep, diciamo, possiamo dire pochi ma buoni. Sì. Tant'è che mi sono avvicinato. Cioè, nel senso, ero semplicemente interessato alla tematica di cui si dibatteva quel giorno, chiaramente su invito, però ci sono andato, nel senso, e da lì parte poi un meccanismo, inneschiamo processi, come piace dire a noi. Sì, questo è il motto. Cioè, poi da lì è proseguito il passaparola, però anche Giuseppe si avvicina semplicemente perché avevamo cominciato a costruire qualcosina. E quindi dall'eco di questo qualcosina il gruppo si è ampliato, e quindi poi ognuno ha portato di fondo, cioè, l'interesse per il territorio, avere a cuore, nonostante abbiamo intrapreso percorsi fuori, avere a cuore il territorio vuol dire forse anche questo, cioè probabilmente un sentimento ancora più forte quando non si vive giorno per giorno la realtà. Di fondo c'è questo, poi ognuno ci ha messo la propria attitudine, sicuramente anche un po' della propria formazione. È partita con sfondo economico, quindi questo è un po' chiaro. Sì. Però poi, ad esempio, proprio con Giuseppe abbiamo, come posso dire, ampliato gli orizzonti, tant'è che abbiamo messo famoso podcast, abbiamo messo in piedi il podcast, quindi dove lui ha con le sue capacità cazzo di colore a tutto questo grigio, esatto, il nostro grigio, lui a carta bianca, racconta un po' di storie, sicuramente non a sfondo economico, forse quindi anche fortunatamente, diciamo a livello culturale storico, esatto, storico. Abbiamo fatto un paio di podcast sulle ferrovie del Gargano, che comunque possono essere, può essere un'informazione per gli altri, ma in primis un'informazione per me e per noi, perché io non avevo idea delle storie di come si era formata la ferrovia e come la conosciamo noi adesso, quindi è importante anche per una conoscenza personale nostra, così come noi facciamo percorsi di ricerca economica, di turismo e sociale. Prima informiamo noi stessi e poi informiamo chi vogliamo informare. Bene, poi gli ultimi passaggi quali sono stati? Quindi siamo arrivati a te, tu sei la quarta... No, io sono stato introdotto da Lorenzo Falcone, perché c'era un evento alla Green Cave di Gigi Quita, se non erro. Sì. Okay. In realtà è il secondo evento, cioè la che Green abbiamo Cave, messo in piedi. Okay. La Green Cave per noi, diciamo, è stata anche un luogo importante, perché il primo evento... Quando ha permesso di fare eventi, Franco comunque. Al primo evento mi sono aggiunto io. Ogni evento si aggiungeva. Certo, quindi certo. il prossimo step, next one. Franco sta ascoltando, vuole degli eventi, diventerete parte. E Lorenzo mi parlava di questa cosa che stava facendo, che era In From Gargano. Io avevo voglia di fare un progetto, di fare qualcosa, un po' perché non avevo niente da fare, un po' perché mi interessava il territorio, mi interessava soprattutto raccontarlo, perché questo ancora è il mio interesse, saper e capire, che non ho ancora capito quasi nulla, su come raccontare il nostro territorio, perché ci sono delle informazioni, ci sono delle storie assurde che non valgono meno di altre storie leggendarie che vengono raccontate, delle serie TV ad esempio, non sono da meno, anzi a volte sono anche più ricche. E quindi la mia passione, sì, per il teatro, per la recitazione, ma soprattutto per la scrittura, che poi è stato il primo apporto che ho dato io al gruppo, sulle descrizioni minime, sulle descrizioni, poi sui post un po' più dettagliati. Quindi saper trovare il modo di raccontare il nostro territorio, che per me è importante, e riuscire a far passare l'amore che abbiamo noi. Prima di farvi una domanda,
voglio ricordare che se per caso qualcuno sentisse una voce dall'oltretomba, abbiamo la nostra voce dall'oltretomba, che è Pasquale Gatta, che è fuori inquadratura. Ciao a tutti. Ciao Pasquale. Però facciamo un passo indietro, cioè voi dove siete e cosa fate? Dai, presentatevi. Dai, parto meglio, sì. Ok, allora, io mi chiamo Matteo Renzulli, studio, sono al primo anno magistrale in legislazione d'impresa e attualmente sono a Milano, studio lì e sono di origine montanara, però abito a Manfredonia. Quindi c'è questa pecca, c'è questa pecca, infatti prima... Adesso salutiamo anche Matteo che dovrà lasciare immediatamente il tavolo per... Grazie Matteo. Allora, io sono Michele Lauriola, sono 2 mesi che non bevo. Io ho laureato in ingegneria meccanica, adesso sto iniziando il percorso di magistrale in ingegneria dell'autoveicolo a Modena e quindi mi sto a inizio anno mi trasferirò a Modena, fino ad ora sono rimasto a Bari e quindi diciamo che adesso si fa sentire ancora di più il sentimento anche del paese, della lontananza. Ho sperimentato per un mesetto e comunque è brutta. Giuseppe. Allora, io sono Giuseppe Armillotta, 22 anni e ho terminato un'accademia di recitazione a Bologna, dove vivo attualmente e ho intenzione di spostarmi forse il prossimo anno. Non c'è nulla da raccontare. La vacuità dell'attore è sempre molto preponderante nelle nostre vite e niente. Adesso vai Matteo. Ok, io sono Matteo Totaro, studio ingegneria gestionale a Roma Tor Vergata, purtroppo sono il più anziano, però ben accompagnato da Lorenzo Falcone che invece studia biotecnologie, sempre a Roma Tor Vergata, ultimo, ma solo in ordine di tempo, certo. Stanislao Fidanza, neolaureato in ingegneria informatica e appena cominciato un percorso lavorativo in una società di servizi informatici. Okay. Raccontateci qualche aneddoto, magari le cose che vi interessano di più, oppure su cosa vorreste concentrarvi maggiormente. Ah, io l'ho spiegato prima, quindi saper raccontare, riuscire a capire come si può raccontare in modo efficace a tutti il nostro territorio, perché ad esempio a un ragazzo o comunque una qualsiasi persona di Milano, okay? Mm-hmm. O di Modena, dice delle storie di Monte Sant'Angelo o di Vieste o di Vico, a me che me ne frega, giustamente. E invece no, perché magari in quelle storie ci si può essere qualcosa che riguarda, perché le storie nostre del nostro paese sono storie che alla fine riguardano tutti, sempre, perché le storie sono sempre così, perché riguardano sempre l'essere umano. Quindi trovare un modo per essere la portata di tutti e diventare universali. La nostra storia, sia la storia a livello proprio storico, quindi i Longobardi, Federico II, eccetera, eccetera, ma anche, diciamo, a livello di leggende, perché ci sono tantissime leggende belle da raccontare. Io quando le racconto ai miei amici di su mi dicono che figata, bello, mamma mia. Quindi trovare un modo per rendere universale tutto questo, che secondo me è fondamentale, è la nostra ricchezza che dobbiamo, sì, il territorio, chiaramente monumenti, 2 siti UNESCO, eccetera eccetera, però la storia, quello che c'è sotto, quello che non si vede, che se non lo raccontiamo lo perdiamo. Certo, che poi è proprio diciamo il significato vero della parola tradizione, no? Raccontare quello che è stato, però da un punto di vista completamente diverso, e poi inevitabilmente quindi innovare. E infatti, come dicevamo prima, nella nostra biografia social c'è questo motto, cioè innescare processi. Sì. Ecco, l'obiettivo è proprio questo, in grande, in piccolo, è questo. Ci stiamo provando, poi rispetto a come è nata l'idea, a quelli che erano gli obiettivi iniziali, le cose sono cambiate, sicuramente con l'arrivo di Matteo abbiamo testato
Instagram come, come social, dove diciamo prevalentemente ad oggi operiamo, con nuovi contenuti e con nuovi modi di pensare. Non so se ne volete parlare voi. Magari alcuni degli obiettivi già raggiunti. Sì, certo, non so se volete raccontarla voi perché magari mi sto dilungando troppo, però ci sono alcuni punti fondamentali. Brutale. Uno degli obiettivi che sentiamo di aver raggiunto è che è di aver tessuto una rete di imprese attorno al nostro progetto. Siamo alla 12ª analisi su un'impresa del territorio. Inizialmente avvicinavamo noi le imprese. Ultimamente sono loro che ci contattano, quindi abbiamo già, questo ci sembra un piccolo obiettivo. Cerchiamo di attenerci a quelli che noi chiamiamo paletti, forse è un po' forte come affermazione, però comunque vogliamo creare un percorso in linea. Sicuramente legame col territorio, ma che cosa vuol dire? Potrebbe significare tanto, vuol dire mettere in piedi un'attività, un qualcosa che qui si può fare e in altri posti non è possibile realizzare, o comunque qui si può fare meglio che in altri posti. Una vocazione sicuramente digitale, perché parliamo ai giovani, siamo ragazzi, quindi è questo tipo di target che vogliamo avvicinare, questo modo di pensare, questa... le nostre filosofie, quelle della generazione Z, sicuramente anche un certo approccio tecnologico, l'approccio ad innovare, come è già stato detto. Sostanzialmente il lavoro che trapela sui social è un lavoro di storytelling, quindi raccontiamo storie, filosofie, modi di fare, strategie di impresa, perché sicuramente è quello che come posso dire, avvicina maggiormente il pubblico, anche per l'essenza stessa dei social, cioè comunque una lettura veloce, un approfondimento non troppo rapido, non si scende verticale. Quindi una volta che abbiamo capito come utilizzare correttamente i social per arrivare ai nostri obiettivi, quello di accrescere la community, poi abbiamo messo in piedi un sito web. Il sito è il luogo degli approfondimenti, dove tratteniamo tutti quei dati che sui social andrebbero persi semplicemente per la consistenza stessa dei social, una lettura veloce, un approfondimento rapido e non verticale. E attraverso il sito siamo stati contattati per la prima volta da due imprese, quindi abbiamo innescato questo processo. E attraverso il sito, ancora una volta, siamo venuti in contatto con una community digitale del territorio, dove ci sono insomma figure come Tony Augello, Max Suffreda, che con il digitale hanno lavorato e hanno avuto successo, nel senso che in modo assolutamente oggettivo. E anche questo lo possiamo annoverare tra gli obiettivi raggiunti, perché anche solo essere contattati, notati da queste persone che hanno fatto del digitale il loro motto di vita, insomma, rappresenta tanto per noi. Ci ha resi orgogliosi ed è sicuramente una strada che vogliamo continuare a seguire, perché lavorando digitalmente, nel senso siamo tutti a distanza, riunioni a distanza, è esattamente quello che facciamo e che facevamo inconsapevolmente. Sì, esatto. Poi con il Covid siete stati proprio obbligati a fare questo tipo di lavoro. È andato in automatico con il Covid, ma era una cosa che già facevamo dal principio, sostanzialmente, dal principio. Infatti volevo aggiungere, rispetto a quello che era l'obiettivo di partenza e alla capitalità... siete cambiati un po', cioè...
Sì, l'obiettivo di partenza era il documentario, come vi dicevo, poi okay. per forza di cose è stato un attimo messo da parte, non accantonato, messo da parte per concepirlo in modo diverso, un'analisi più profonda, capillare, perché si capisce poi che effettivamente non si può solo parlare di economia del Gargano e pensare al turismo balneare o solo al turismo, c'è tant'altro. E quindi grazie ai nuovi arrivi, come accennavo prima, soprattutto grazie al contributo di Matteo, un approccio diverso, più analitico, ci siamo cimentati proprio nello specifico su ogni singola impresa, per capire quelle imprese che effettivamente valesse la pena raccontare, per cercare di innescare in noi stessi un processo, ma anche in chi ci ascolta e ci segue. E questa vuole rappresentare una sorta di mappa che chiuderà poi un cerchio, che è effettivamente l'analisi che darà vita al documentario. Quindi l'obiettivo grande di lungo termine è questo qui, cerchiamo di dare una certa continuità, proprio come dicevo all'inizio, cioè la nostra caratteristica è l'essere capillari, ed è questo che ci contraddistingue rispetto ad altri progetti, ecco. E poi un'altra cosa che volevo dire è che tra gli obiettivi rientra anche il fatto che, trattando di queste aziende, di queste idee imprenditoriali, quello che vogliamo fare è anche spronare noi stessi, cioè vogliamo raccontarle per innescare magari nel lettore, accendere nel lettore una lampadina e dire: ah cavoli, allora però forse non è proprio impossibile. Si può fare impresa anche qui. Sì. E lo vogliamo fare anche a noi stessi, cioè anche noi stessi ci vogliamo anche autoconvincere, proprio a dire: visto che stai studiando, magari invece di leggere la storia di quella persona lì che è tornata, magari possono parlare anche di te, magari in un futuro. Sì, sì. O sfatare il mito secondo cui qui non c'è nulla di buono, non si fa nulla di buono. Esistono delle realtà, magari che fanno piccole cose discrete, ma artigianalmente davvero di spessore. Quindi perché non far compiere questo passo? Perché non innovare in questo senso? Perché non sfatare qualche mito? Cioè, ci piace andare per certi versi in controtendenza, per altri invece sentirci profondamente la generazione digitale. Notavo che c'erano tante aziende agricole pure in prese in considerazione, analizzate durante i vostri studi. Quindi anche questo aspetto, come, cioè, perché proprio la parte settore primario, quindi agricoltura, artigianato? Diciamo che è una naturale conseguenza del nostro territorio, okay. Quindi viene più facile. La domanda schietta è questa: viene più facile. Però la risposta schietta è questa. Però abbiamo cercato di diversificare, ci siamo occupati di servizi, di profumi, okay. Quindi quindi spaziate. Sì, anzi, l'obiettivo sì, è sfatare un mito che qui lavoriamo solo con la terra. Questo sicuro. Sì, ragazzi, sì. Voi siete a Roma, Milano, Modena e Bologna. Dove immaginate questo? Carbonara Valley. Carbonara Valley. Yeah. Sotto gli alberi, per computer. Facciamo analisi. Sì. Pensate di tornare. L'obiettivo è qui. Sarebbe bello tornare, in realtà. Il problema è appunto che la conseguenza del nostro territorio è che non ci sia niente, perché viene sempre detto: qui non c'è niente, quello no, se vuoi fare quello vai sopra, oppure te ne devi andare dall'Italia. In realtà no, cioè sì e no, perché finché si continuerà a dire così è ovvio che una persona se ne deve andare, è normale, ma se invece insistiamo possiamo dimostrare a tutti quanti e a noi stessi in primis che non è vero, che qui si può fare quello che si può, perché qui, cioè, qui si può fare quello che si può fare a Milano, qui si può fare quello che si può fare in Svizzera, basta soltanto sfruttare, capire quello che c'è di buono e usarlo per una svolta. Sì, cioè, no, magari anche stimolare
come viene fatto con questo progetto, le istituzioni a mettere nelle condizioni i giovani volenterosi di voler tornare o restare o creare delle iniziative, delle attività, questo sicuramente, cioè se ci saranno delle condizioni anche minime per farlo, sì, la nostra volontà di fondo è quella, altrimenti cioè, questo sentimento così radicato termina lì, sperando che ci saranno delle condizioni migliori. Di questo, proprio di questo parlavamo in una delle puntate del podcast, cioè di che i nostri ragazzi poi partono da qui, vanno in giro a studiare, a scoprire il mondo per poi poter tornare e portare le conoscenze, e cosa avete scoperto per far crescere questo territorio. Avete parlato di storia, avete parlato di imprese, avete parlato anche di persone. E li salutiamo, sia Domenico, sia Tony, sia Max, che sono tornate qui e hanno innovato da qui, sono cari amici e hanno fatto anche grandi innovazioni. Se pensate Massimo proprio a Bologna con Women ha esportato a livello internazionale il suo progetto da Mattinata, e oggi è tornato a Mattinata e sta a Mattinata. E quindi è importante anche questo, che diciamo, ecco, le storie si collegano, noi ci teniamo molto alle storie, con Bibliostorie, con Bibliocast, pensiamo che le storie siano potenti, siano un potente messaggio, non solo informativo e comunicativo, ma anche promozionale e quindi di sviluppo, e possono veramente creare vari sviluppi, che non è uno sviluppo non è solo economico, ma anche sociale, culturale, vario, quindi poi alla fine le storie si seguono e si incontrano in questi bibliocast. Se l'aspettava. Ok, sì, allora le storie sono davvero davvero interessanti, ma la più bella storia è quella che finisce dopo mezz'ora. Quindi ragazzi, noi vi ringraziamo per essere stati qui, per averci presentato il vostro progetto, voi stessi, e vi auguriamo davvero in bocca al lupo, perché è buon anno. Grazie mille, ciao ragazzi, ciao.